Nelle ultime ore l'uragano Newton sta invadendo il Messico. Attualmente si trova a coordinate 21,3 gradi nord e 109 gradi ovest, esattamente a 180 km a sud-est della città di Capo San Lucas, sulla costa occidentale del Messico. L'uragano attualmente è identificato nella categoria 1. Il suo centro di bassa pressione si aggira ai 979 ectopascal e genera raffiche di vento che vanno dai 160 ai 200 km/h. Si sposta invece a una velocità di 27 km/h. Si conta che mano a mano che si sposterà perderà sempre più potenza fino a trasformarsi in una forte tempesta tropicale. Nel frattempo, dopo il primo landfall, l'uragano passerà sopra le calde acque nell'Oceano Pacifico, rinforzandosi e raggiungendo la categoria 2, con la quale arriverà a toccare le terre del Messico e successivamente ad attraversare la California del Sud, piegando verso nord-est. Puntando quindi gli Stati Uniti. Nonostante l'uragano sia ancora lontano, l'allerta è davvero alta per riuscire a scongiurare qualsiasi possibile catastrofe. Le piogge sulle coste occidentali messicane arriveranno ad accumuli dai 75 ai 100 mm, fino ad avere dei picchi locali di 300 mm. Per questo è tutto e per maggiori informazioni consultate il sito trebimeteo.com.